Piero Calabresi ritira un altro premio, perché i premi per voi sono due, insieme con Diego Righini, l'ho lasciata passare, avete notato, direttore di produzione. Posso cambiare questo con lei? No. Okay. Cioè io prendo questo? Con tutto il... Sì, tu prendi questo. Hai preso le misure. Però... Ecco, Christian, secondo te questo festival non è veramente un'opportunità anche per riconcentrare un po' la comunicazione televisiva cinematografica sui temi seri? Assolutamente, ma prima Andrea diceva giustamente che il cortometraggio è una palestra per i giovani registi, per i giovani attori e per le persone che si vogliono insomma cimentare con questa professione, ma io credo che col passare del tempo quello che poteva diventare, quello che poteva essere visto come uno strumento, diciamo così, povero tra virgolette, sia diventato invece una nuova ricchezza, perché il cortometraggio per esempio si presta tantissimo ai tempi di fruizione del web, quindi il web ormai detta la reale comunicazione e le reali tendenze, la televisione sta cavalcando anche l'onda di quello che insomma i social network e anche l'user generated ci propone, quindi cose che vengono fatte autonomamente, che vengono proposte direttamente al pubblico attraverso questi canali. Cosa ancora fondamentale è che nella precedente edizione del festival, così come in questa che ci accingiamo a vivere, abbiamo cercato di contestualizzare non soltanto il cinema ma anche la televisione, perché chiaramente l'utenza del cinema è sicuramente ristretta rispetto a quella della televisione stessa, quindi siamo andati ad individuare quei prodotti che grazie alla loro familiarità con il pubblico riescono a raccontare quotidianamente la diversità, facendo una suddivisione importante: il Festival dei Tulipani, dedicato chiaramente al concorso dei corti, e il premio Sorriso Diverso, dedicato a quei prodotti che hanno già un vantaggio e un credito presso il pubblico, ma che in qualche modo solleticano l'attenzione rispetto a determinate tematiche. Voglio anticipare, quest'anno i reportage e i documentari, abbiamo scelto di dare questo premio importante ad una trasmissione storica che quest'anno compie 50 anni, esiste dal 1964 ed è Linea Verde. Perché? Perché la diversità è un fattore culturale, la conoscenza della diversità è un fattore culturale, e Linea Verde, secondo me, racconta, tutti quanti hanno detto come, è un programma della domenica mattina, perché i diversi sapori, le diverse connotazioni geografiche, i diversi dialetti e soprattutto la diversa tradizione che poi costituisce il paese Italia, secondo me è già un grande spunto per iniziare ad affacciarsi alle diversità. Andrea, una cosa, grandi artisti come voi, no? Comunque con ormai una carriera avanzatissima, ecco, sentite il peso della responsabilità anche di quello che andate a interpretare al cinema e in televisione? Sì, credo che proprio diventando grandi si senta sempre di più, perché il pubblico ti segue, ti vuole bene e in genere tu sei portato a seguire un po' quello che ti dice la persona alla quale sei affezionato, e quindi io, che credo di avere molta gente che mi vuole bene, mi sento la responsabilità di dare a loro delle cose che gli possono servire, che gli possono essere utili, che per un attimo... tu parlavi prima del film di Avati. Il film di Avati è stato un modo di far vedere che nel 1950 avevamo dei problemi come adesso, avevamo gli stessi problemi economici, la stessa crisi, però c'era una cosa che aiutava di più a vincere questi problemi, che era la famiglia, che era allora un dono, che era una ricchezza che abbiamo un po' perduto negli ultimi tempi. E quindi il fatto di dire alla gente: guardate che la forza dove si fabbrica l'uomo è la famiglia, e quindi ritorniamo, e la gente l'ha apprezzato perché sentiva dentro il bisogno di ritornare alla famiglia. Quindi col cinema si possono dare tanti aiuti, tante soluzioni di tanti problemi, e il corto è ancora un modo veloce di dare una soluzione. Il corto poi è sempre stato di serie B perché costava meno, ma adesso con questi tempi quello che costa meno ed è di grande valore è ancora più importante. Ecco, un modo per fare comunicazione visiva, quindi cinema, cortometraggi, televisione, e quindi fare anche educazione, è anche uno strumento, è anche il cartone animato.
Questo è stato molto presente all'interno di questo festival, anche nelle scorse edizioni. E l'anno scorso venne dato un premio speciale a un cartone animato, Fiocco di Neve. Premio Sorriso Diverso 2013, animazione. Attraverso la storia del piccolo Fiocco di Neve che, per causa del colore della sua pelliccia, viene escluso dagli altri gorilla del gruppo, questo film consente ai più piccoli di imparare i valori dell'integrazione, disdegnando ogni discriminazione. Premio speciale Sorriso Diverso 2013, animazione a... Le avventure di Fiocco di Neve. Andiamo a vedere il trailer delle avventure di Fiocco di Neve. Paola, vieni. Vedrai, c'è una cosa molto speciale. Davvero molto speciale. È così carino. Come si chiama? Questo è Fiocco di Neve. Una notizia straordinaria per grandi e piccini. L'unico gorilla bianco al mondo arriva domani allo zoo di Barcellona. Ehi, papà, cosa ci fa un orso polare nel nostro recinto? Guai in vista, grossissimi! Non è un orso polare, è un gorilla come noi! La vuoi una banana? Non sarà mai uno di noi! Meraviglioso! Meraviglioso! Me lo accaparro subito! Io sono subito. Andato al cinema a vederlo. Ecco! E allora, ritira il premio Roberto Proia! Amministratore delegato di Notorious, che distribuisce il film in Italia. Ciao, ben arrivato! Ciao. Ben arrivato, ciao! Perché poi dietro ad ogni film... Sarete d'accordo con me, è importante avere anche un grande canale di distribuzione che sappia valorizzare il prodotto. Gli diamo il microfono. Ah, okay, sì, dovevo farlo io. Buonasera, ma... grazie del premio. Sì, no, noi abbiamo creduto moltissimo in questo film, che è un film che aveva, quando l'abbiamo preso, l'abbiamo distribuito, aveva un anno di vita già. È un film spagnolo, ma ci ha molto colpito il messaggio che dava, e a quanto pare non ha colpito soltanto noi ma anche il pubblico, perché il passaparola è stato strepitoso. Quindi è uscito a Natale un po' alla chetichella, ha fatto 8 settimane di programmazione fino ad arrivare a 1,5 milioni di incasso, quindi è una cosa notevole. Siamo molto contenti, ma siamo molto orgogliosi di averlo. Metis, tu ti occupi in particolare in Rai di prodotti per bambini, ecco, quali sono i contenuti che secondo te riescono a educare meglio i bambini? Sai, per i bambini, dai, diciamo fino ai 10 anni c'è un'attenzione veramente morbosa, che è giusto che ci sia per i contenuti, cioè loro assorbono come delle spugne inevitabilmente tutto quello che vedono, e generalmente la televisione rimane il mezzo di comunicazione principale, cioè loro vedono quello che succede in famiglia e nelle ore post scolastiche, dove purtroppo si assorbe tantissima cattiva capacità di integrazione, specialmente inevitabilmente, no? Perché si tende a riunirsi tra simili, sono degli istinti primordiali che purtroppo i bambini hanno, si tende a ripetere quello che hai visto fare tra i tuoi genitori, quindi a dare risposte che molte volte sembrano insensate, ma dietro c'è una storia culturale estremamente forte che rimane radicata nell'adolescenza ancora di più e porta tanti danni. Quindi credo sia importantissimo un prodotto del genere, infatti Fiocco di Neve mi colpì particolarmente perché riesce a parlare di integrazione razziale, diciamo la verità, in maniera veramente forte, che è uno dei problemi principali che abbiamo, sembrerà assurdo, negli asili. E, diciamo così, quasi il brutto anatroccolo di un tempo, no? È vero, il brutto anatroccolo di un tempo, Calimero in realtà è sempre quella la storia. Beh, i film sono 10 in tutto, poi le altre sono tutte rivisitazioni. Quelli sono alla fine i temi che vanno toccati, quindi credo fortemente nell'importanza di parlare di diversità in prodotti animati, in cartoni animati, e noi in realtà in Italia siamo stati per tanto tempo molto bravi a farli, e a creare prodotti che hanno avuto grande successo e che riescono a parlare anche in maniera inaspettata. Ne è uscito uno estremamente italiano di grande successo negli ultimi anni, che sono le Winx, che riesce a parlare di ecologia in maniera totalmente inaspettata, facendo passare messaggi a giovani preadolescenti, anzi giovani ragazze, perché è prettamente femminile il prodotto, però con grande facilità. Quindi secondo me c'è proprio necessità di avere prodotti di questo genere, ne abbiamo veramente il bisogno, perché
quello viene assorbito molto più di tante lezioni di educazione civica che mancano proprio nelle nostre scuole. E questo lo si dice anche forse un po' a vantaggio di Metis, il fatto che i prodotti per ragazzi e per giovanissimi siano ormai confinati a delle reti tematiche, no? E sono spariti completamente dalla televisione generalista. La mia generazione è una generazione che è cresciuta con due reti importanti che combattevano per aggiudicarsi il pubblico dei bambini, e il pomeriggio della televisione era dei bambini. Ma c'è ancora? Sì, però sono canali, sono in canali. Posso peggiorare, no? La situazione? Noi abbiamo perché questa Solletico, cattiva... Bim Bum Bam o Big, no? Erano programmi di punta. Mitici. Delle prime reti. Abbiamo delle c'erano reti. Un problema, no? Di base, perdonate. La TV dei ragazzi. Sì, ma adesso io ho lavorato per Mediaset. Le TV dei ragazzi, ma stanno in fondo. Allora, ho lavorato sia per Mediaset che per Rai nell'ambito delle strutture per ragazzi. Il problema principale che abbiamo oggi è che non c'è la volontà di produrre dei contenuti autonomi italiani, ma a livello proprio di economia conviene acquistare l'anime giapponese, che non è fatto per gli adolescenti, sottolineiamo, ma è fatto per gli over 30, oppure conviene prendere la serie americana dove si trattano tematiche in cui la famiglia è sempre sfasciata, l'integrazione si combatte a suon di pugni e di droga, quindi insomma non abbiamo la volontà di fare dei prodotti prettamente italiani in cui riusciamo ad affrontare temi importanti che non siano la posta del cuore. E noi non sottolineiamo una cosa, che in genere poi sono i giovani, i ragazzi che determinano gli ascolti della televisione, perché ancora adesso certe fiction anche importanti, non faccio nomi, che fanno 6-7 milioni è perché attirano anche una grandissima fetta di bambini e di, certo, perché li vedono un po', certi personaggi ormai anche veri, i bambini li vedono come dei fumetti. E quindi la forza ancora della televisione, come per la vendita dei dischi, per la vendita, è sempre il bambino. Allora, Cristiano, come abbiamo notato adesso, stava per sfuggirmi di mano la trasmissione. E sicuramente, ecco, per gestire, organizzare, le cuffie, soprattutto, come soprattutto in un'ottica di gratuità, volontariato, una manifestazione come questa, c'è bisogno di... saper comunicare, no? Si usano gli strumenti, questi moderni, quindi si può usare Twitter, Facebook, WhatsApp, le mail, ecco. Vediamo un attimo, ecco, cosa abbiamo trovato noi l'anno scorso tra i corti partecipanti e quindi anche i vincitori, e poi ti chiederò come avete gestito la comunicazione nell'organizzazione. La incomunicabilità ha mille sfumature e quella familiare non vede ridotti questi colori che a volte sanno di grigio e poi di rosso acceso e talora di tinte scure e cupe. In questa storia che vede protagoniste madre e figlia, in questo film ritmato da un intenso barbone che insegna l'alfabeto degli affetti e della parola, la direzione della fotografia riesce a riprendere e raddoppiare ogni sfumatura. E la direzione della fotografia seconda la trama e la recitazione, diventando protagonista pure ad ogni passaggio del film. Premio alla migliore fotografia al film i tweet di Mario Parruccini. Ai tweet di Mario Parruccini. Ritira il premio il regista Mario Parruccini. Mario Parruccini, che arriva qua, che ha avuto una motivazione che è più lunga del film. Sì, più o meno. Più o meno. Complimenti, più o meno. Oh, questo lo diamo a Ciucoli. Eccolo, arriva Mario, regista. Mario. Di la verità, quando Mario Parruccini ha detto io twitto, hai sussultato, perché sei l'unico forse in platea che ha capito. Ecco, me l'aspettavo. E quindi volevo sentire la motivazione e il titolo del film, quindi sono stato molto contento, è un premio molto bello, mi onora. Hai capito la motivazione? È bellissima. Io che perché no, adesso sinceramente tu hai capito la motivazione, cioè puoi farmi un riassunto? Io l'ho capita perché sto molto attento alla fotografia quando dirigo un film. Beh, quindi, è facile, è scritto miglior fotografia, quella la capisco anch'io. E qualcosa devo dire pure sulla foto. Ecco Cristiano, allora c'è un po' di dibattito attualmente, no? Si dice che tutti questi strumenti di comunicazione, social network e altro, hanno ucciso la comunicazione tra le persone, quindi le rendono difficili. In realtà questo cortometraggio dimostra l'opposto, che invece grazie a dei tweet fatti con dei cartoni, come un po' poteva insegnare un barbone a una bambina, invece li congiungono e fanno comunicare in modo eccellente figlia con mamma. Ecco, in una grande organizzazione come quella di un festival, che strumenti si usano e funziona, cioè che difficoltà si incontrano?
Ma a parte la domanda tecnicissima per cui userò una delle due giustificazioni che ho a quadrimestre, però ti dico che loro sono freschi di scuola, giustamente ridono. Ti dico che sì, innanzitutto ricordo benissimo i tweet. C'era una meravigliosa poesia, perché era questo barbone che, come hai detto tu, usava il suo Twitter, cioè quello che secondo lui era normale. Lui scriveva a pennarello i messaggi su questi fogli di carta e era meraviglioso perché lo spettatore si immedesimava in questo e riusciva a capire che, bene o male, tutti i mezzi di comunicazione hanno una dignità e delle caratteristiche. E ci faceva scattare quel meccanismo che è nostalgico, probabilmente. Cioè, io faccio parte della generazione dei trentenni ancora per poco e so bene, quando parlo con i ragazzi e quando parlo con i miei coetanei, che spesso si vive di nostalgia. I trentenni sono dei ventenni che non possono più permettersi di andare in giro tutto il giorno col motorino, perché gli casca addosso un mondo, che sono le responsabilità. E la comunicazione in questo senso ha vissuto quel momento nostalgico. Noi siamo entrati nell'era dei social network, di Twitter, di Facebook, totalmente impreparati, quindi chiunque poteva gestire un messaggio, dire qualsiasi cosa, e anche quando non c'era da dire. Questo ha provocato un fenomeno di massa che è stato molto criticato, quindi la possibilità a chiunque. In realtà basterebbe solamente rispettare la regola del rispetto, quindi il vero problema forse è la cultura e la mancanza in alcuni ambiti di questo, quindi il riuscire a far arrivare dei messaggi ma che siano degni di essere chiamati tali. Nel gestire la comunicazione di un festival si è usata la stessa cosa. Ovviamente un festival di 10 anni fa si gestiva attraverso alcuni canali che erano la carta stampata o al massimo la televisione e la radio. Oggi a questi si affianca la rete. Perché? Perché la maggior parte delle persone a questa possibilità si affacciano, perché ce l'abbiamo tutti, e quindi è giusto che tutti riusciamo a usufruire di questo. Ecco, ho detto qualcosa di serio? No, hai detto una cosa molto seria. Madonna. E soprattutto hai detto che la rete non è che sostituisca certe altre cose, si affianca. Nel senso che noi, quando parliamo di cose che mettiamo in rete, purtroppo c'è anche una percentuale grandissima che non usa ancora la rete. Però questo Twitter spiega esattamente come si può affiancare un modo di comunicare moderno che hanno i giovani, certo, che vengono su con Twitter, e con le persone più grandi che casomai non sanno, certo, ancora usare il computer. Però che il messaggio scritto sul vetro era la stessa cosa. Esatto. E faceva vedere come, bene o male, anche tu, che non sai ancora usare il computer, puoi twittare scrivendo un messaggio in un pezzo di carta. Quindi questa unione fra il mondo di una volta e il mondo che sta nascendo adesso e che è più vicino ai giovani, che casomai quelli più grandi fanno più fatica a imparare, però il linguaggio è lo stesso. Posso fare una considerazione? Sì. Io ho seguito personalmente lo sviluppo a livello televisivo, perché ho fatto il primo programma interattivo proprio per la RAI, e secondo me il Twitter sta alla rete come il corto sta al cinema, che mostra la necessità del momento. Cioè, nel momento in cui c'è stato proprio un allontanamento dal media, perché la televisione per noi era il media in eccellenza, però il problema è che quando facciamo il 20% d'ascolto adesso rispetto a 5 anni fa, ci stanno moltissime persone in meno, milioni di persone in meno. Quindi nel momento in cui c'è stata questa esigenza di diminuire, avere meno spazio, avere anche meno tempo, abbiamo tutti meno tempo a disposizione, c'è anche la necessità allo stesso tempo di avere messaggi più forti. Il Twitter ti impone 140 caratteri, il corto ti impone 15 minuti. Quindi tu, avendo meno tempo a disposizione, hai maggior lavoro sulla forza del messaggio. E questo, secondo me, è uno dei motivi per i quali Tulipani di Seta Nera non è soltanto un festival di corto, è un festival di messaggi che in questo momento non vanno soltanto di moda, cioè i corti non sono soltanto una moda, ma sono, secondo me, un punto di incontro tra quelli che sono i vecchi nostri messaggi sociali che faceva la televisione e il vecchio film che magari nessuno ha l'attenzione di seguire. Quindi il corto, secondo me, è diventato per eccellenza il punto di incontro per un messaggio forte, incisivo, che ti arriva dentro lo stomaco, come diceva prima Andrea. Allora, adesso andiamo però a un altro lato di questo progetto, i partecipanti. Ecco, Andrea, partecipare a questo festival
comincia a dare delle prospettive. Certo. Nel senso che la tua presenza come presidente, tutti i premi speciali, quest'anno provo un attimo a ripetermi, abbiamo i conduttori di Linea Verde, quindi una trasmissione storica e di punta della RAI. Abbiamo il casting con regista, quindi con Brizzi, il casting di Indovina chi viene a Natale. Abbiamo il regista Campiotti col casting di Braccialetti Rossi. Abbiamo anche il premio speciale alla carriera ad una tua amica e conoscente, che, grandissima attrice, sì, che è Valeria Fabrizi. Valeria Fabrizi, sì. Ecco, i giovani, quindi il festival cosa ha fatto? Ha organizzato un premio proprio che è il Sorriso Nascente, nel senso che è un premio in denaro a un regista che è sconosciuto, che quindi vuol dire che ha il coraggio di cimentarsi in queste tematiche difficili e anche il coraggio di realizzare un prodotto, perché mica è facile creare un prodotto, certo, di qualità, certo. Cioè, c'è una censura forte se il prodotto non ha una sua qualità, diciamo così, di girato e di contenuti, ecco. Che prospettiva si dà? Beh, si dà una prospettiva nel senso che uno che fa un corto vuole andare a un festival, perché è un modo per parlare di questo corto, per cercare di parlare di se stessi attraverso la propria opera. E quindi è un modo senz'altro che tutti i registi, tutti quelli che vogliono, che amano questo lavoro, debbono usare, ma non solo all'inizio, perché io che sono tanti anni che faccio questo lavoro, ho fatto tanti film, però un bel corto lo farei volentieri, perché è un'altra sfaccettatura del mio lavoro, è una cosa che più stai a contatto con questi corti, che dicevano tutti loro, sono arrivati dei corti fantastici, che avevano la stessa importanza di lungometraggi che duravano ore, in 15 minuti sono riusciti a dare un messaggio stupendo e che si capiva meglio addirittura, conciso. Allora, l'anno scorso il regista del corto Matilde vinse un assegno di 3.000 euro per questo suo ottimo prodotto. Lui ne ha fatti tanti di ottimi prodotti. Matilde, questo è... Premio. Sorriso Nascente 2013 a Matilde di Vito Palmieri. E a ritirare il premio proprio il regista Vito Palmieri. Bravo Vito! Ciao, piacere. Ciao. Ciao Vito. Siamo tutti molto contenti per te e per questo premio, che rappresenta anche un po' il fiore all'occhiello di questo festival. Riuscire a sostenere con questa serata anche le giovani iniziative ci rende orgogliosi. Grazie, ringrazio il festival per aver innanzitutto selezionato il corto e la giuria per averlo premiato. È appunto un corto abbastanza, affronta un tema abbastanza delicato, che è appunto il tema della sordità. Il corto è stato prodotto dall'Agfa, che non produce pellicola, ma Agfa è un'associazione bolognese di genitori con figli sordi, che appunto aiuta i genitori, e mi ha proposto di raccontare una storia attraverso le immagini con un cortometraggio. Ed è venuto fuori Matilde, quindi siamo molto contenti che venga affrontato questo tema non solo nei dibattiti sociali, ma anche in iniziative culturali. Quindi una grande opportunità per voi registi, soprattutto voi giovani registi. Un attimo di pubblicità e riprendiamo poi con la seconda parte.